su Radio S è arrivato il momento delle 3 minuti con. Chi sarà l'ospite di oggi? Beh, sentiamo tutto insieme. Radio S. Siamo con Gaia Ducchio che al Festival di Siena ha presentato il suo lavoro La Terra negli Occhi. Tu sei tornata dove i telegiornali hanno spento le luci, no? Sei tornata a San Giuliano dove crollò una scuola per, abbiamo scoperto, non il terremoto ma proprio per la struttura della scuola che non ha retto, diciamo così, quella situazione. È un documentario particolare. Prima di tutto vorrei chiederti come hai deciso di relazionarti rispetto alle cose che hai trovato lì. Le ragioni sono due. Innanzitutto il mio scopo non era raccontare appunto l'aspetto politico di cronaca o anche la gestione, diciamo, pratica di quello che è stato il paese nel post-sisma. Chiaramente mi sono fatta un'opinione di tutta una serie di cose, insomma. Però quello che io volevo cercare di raccontare era la gestione del dolore e la resilienza, cioè la capacità che hanno le persone di comunque sia andare avanti, che cos'è che ti permette di o meglio, volevo raccontare questa condizione dell'uomo che nonostante i propri dolori e le proprie difficoltà comunque va avanti. E che cosa ti spinge, come mai, in che modalità e come ci si sente mentre lo si fa, erano insomma le domande che mi premevano. Tutto il resto sarebbe stato, secondo me, comunque avrebbe caricato il lavoro di cose che in quel momento secondo me non erano in relazione al progetto, non erano importanti da raccontare. Come hai detto tu bene prima, il discorso era venire lì nel momento in cui poi finisce l'impatto immediato, la cronaca, la telecamera e che forse è stato anche l'aspetto più difficile, no? Cercare di raccontare come poi nella quotidianità, quando torni tu e sei soltanto tu e non c'è più nessuno che ti dice quanto sei interessante o che ti consola o che ti aiuta a distrarti, insomma, come ti rapporti poi a te stesso e a quello che sei. Io ho avuto l'impressione che tu, arrivando lì, prima comunque di accendere la macchina da presa, abbia cercato di ottenere una grande fiducia da parte di queste persone, perché si notava la serenità che avevano nel raccontarti le cose, nel farti partecipe. Il lavoro è stato molto lungo. Io sono arrivata lì molto prima di presentarmi con le telecamere. C'è stato un lavoro molto lungo di preparazione, sia nei confronti della collettività che dei singoli personaggi, insomma. Sono arrivata lì e ho spiegato con tutta onestà quali erano le mie intenzioni, ho cercato di farmi prendere sul serio, ho cercato di spiegare che il mio approccio partiva da un'idea di condivisione reale, emotiva di quello che gli stava succedendo e anche della consapevolezza che certe cose non si curano, se si curano ci vuole molto 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 tempo. Quindi che arrivavo, ho detto a tutti quanti sempre, io mi rendo conto che arrivo qui e vi sto chiedendo, insomma, di rivelarmi il vostro intimo senza darvi nessun tipo di garanzia se non la mia, insomma, bella faccia. Quindi loro hanno, diciamo che sono stata fortunata perché si sono fidati. È stato un processo lungo, prima abbiamo parlato molto, lo dicevo anche ieri, sono venuta per quasi un anno, sono andata a San Giuliano tutti i mesi, sono rimasta almeno una settimana, tutte le volte. E le mie relazioni non erano solo in funzione al territorio, ma è dove fare la spesa, cosa cosa compri, i problemi economici di una famiglia, piuttosto che la festa per la cresima di un'altra. Quindi sono relazioni reali, insomma, io con le persone del documentario ho dei rapporti di amicizia. Quando vengono a Roma li ospito a casa, insomma è un rapporto sincero, reale. E la cosa che con tutti quanti ho cercato di fare, ho premuto nel sottolineare più e più volte che io non volevo fregarli, cioè che la mia intenzione era veramente di quello che dicevo, quello che gli avrei chiesto, quello che è, sarebbe stato quello che c'era sul documentario. Le ragazze per esempio mi hanno chiesto, mi hanno detto diverse volte, noi non vorremmo raccontare le macerie, poi me l'hanno raccontato nell'intervista, ma io ho deciso di non montarlo perché erano i patti. Al di là della cosa che ti può muovere durante l'intervista, i patti sono chiari, insomma.
infatti anche questo è un aspetto che si evince dal tuo lavoro, che ci sia stato la possibilità di lasciare accesa la telecamera per diverse ore, ci sono dei piani sequenza molto lunghi, però poi anche un grandissimo lavoro di montaggio, di scelta netta, credo che tu abbia, esatto, di contenuti, perché hai messo il dolore ma hai messo anche una storia universale quasi, nel senso tu hai raccontato il particolare per poi raccontare una... Grazie, che bello, arrivo. Sì, lo scopo era quello di passare, di partire da una situazione insomma specifica per in realtà raccontare l'universale gestione del lutto. Questo sì. E la dignità del lavoro. E la dignità del lavoro, sia per l'uomo che per la donna. Sì, questo sì, assolutamente. Come degli affetti, del lavoro e della memoria dei propri cari, sì.